Quindi è finita. È finita così, in questo modo. Sì, proprio così. Così come nessuno avrebbe mai voluto, noi e te. Così che te ne vai forzatamente dalla Roma per sbarcare a Milano da una nostra diretta avversaria. Mi spieghi come faremo? Sì, sempre noi e te. Come faremo ad incontrarci da avversari? Noi che ci siamo dati così tanto, noi che oh lele oh là là. E tu che sul campo facevi la scheggia impazzita, onorando sempre la maglia della Roma, impregnandola di sudore puro come piace a noi. E come farai tu a dire forza in... Non lo dire mai, ti prego. Mai. Vero, sei un professionista e il calcio adesso è questo. Quella sarà la maglia che indosserai sul campo da calcio, ma ti prego, la Roma è e sarà sempre un'altra cosa, Raja. Dentro quel Forza Roma c'è tutto. Indossare la maglia della Roma non è come indossare la maglia di una squadra qualsiasi. Come disse il nostro capitano, è un'armatura. Ma tu questo l'hai sempre capito e dimostrato. C'è anche un'altra richiesta in tutto questo. Roma-Inter, non giocarla. Ti prego, perché con i sentimenti non si scherza e la sofferenza sarà tanta da parte nostra. Quindi, per favore, quando entrerai all'Olimpico d'avversario, che rivedrai i tuoi ex compagni, ma soprattutto quando il tuo sguardo lo rivolgerai verso gli spalti, pensaci. Pensa a tutto. Rivivi tutti i momenti che ti piace più ricordare e pensa a queste parole, se mai le leggerai. Ci hai difeso sempre. Sei stato sempre uno di noi, romano e romanista. Sì, romano e romanista. Dopo 4 anni e mezzo vissuti in questo modo possiamo dirlo forte. Sei sempre stato rispettoso nei nostri confronti ed anche e soprattutto nei confronti della Roma. Noi ti vogliamo dire un grazie di cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per tutto il sentimento che ci siamo scambiati in questi anni e per essere stato semplicemente te stesso, un pazzo scatenato. Grazie di tutto, Raja, i tuoi romanisti. Sarà al limite, attenzione, si infila Nainggolan, tocca per lui, destro secco, rete, rete, Nainggolan sbaglia, grande scambio, 3-1, esplode l'Olimpico. Ancora Nainggolan, Dzeko, Nainggolan che rientra su Gagliardini, ancora Nainggolan, col destro! Potenza e precisione, Handanovic è battuto. Nainggolan, Dzeko e Salah contro Murillo, Medel e D'Ambrosio. Taglia Salah, lo segue D'Ambrosio, Nainggolan va da solo. Fino in fondo! Ma non è vero! L'ha fatto ancora! L'ha fatto ancora! Regge Nainggolan, come nel primo tempo, quasi allo stesso minuto. 2-0 per la Roma, che gioca con l'UFO, col numero 4. Un UFO, Nainggolan, 2-0.